Anci, di cui qui è presente comandante tanto della stazione dei Carabinieri come della stazione della Finanza. Sappiate che da oggi farete un giuramento, come viene fatto con qualunque tipo di organizzazione, è un volontariato sotto la dirigenza del capitano che voi sapete che è Piras Costantino. Con me, soltanto come giuramento potete parlare anche altre volte, chiaramente per altri problemi, ma dovete fare capo tutti quanti al comandante che è Piras. Io sento un po' di commozione sinceramente su questo problema perché lo abbiamo voluto fortemente, già che le forze dell'ordine per quanto riguarda specialmente il periodo estivo non gliela fanno, ha il controllo di tutto il territorio. Avrete in mano poi tramite il comandante delle istruzioni ben precise quale sarà il vostro ruolo. Avrete un tesserino e in questo tesserino voi potrete in qualunque momento fare presente che appartenete a un corpo volontariato che si voglia, è un corpo istituito dal governo, quindi dalla prefettura, vi è un decreto che questo serve per dimostrare qual è l'importanza. Ho voluto che fosse fatto più solennemente che sia possibile perché sinceramente ci sentiamo quasi completi nel territorio di Volfaranci, anche se la richiesta fatta era superiore. Speriamo di poterne recuperare altri, se la legge ce lo consente, o di altro volontariato e faremo altri miglioramenti perché chiaramente la necessità di Volfaranci è tanta. Ricordatevi che sono 3.000. E 800 ettari di terreno da gestire, da controllare, da vedere. Oltre le 20.000 abitazioni, le 5.800 abitazioni che ci sono, e 20.000 abitanti. Sappiate che ci sono, intanto per farvene così, una carrellata di esempi, e sappiate che ci passano qua 185.000 macchine, che passano 2.800.000 tonnellate di merce, che ci passano 60.000 autotreni. Quindi non è che bisogna controllare questo o quello, ma bisogna stare attenti anche al comportamento di certe persone. Specialmente dobbiamo vederlo sui campeggi, quei campeggi abusivi che poi ci portano delle sorprese come gli incendi, e su questo noi ci dobbiamo basare, su la sanità e su altre competenze che ci riguarderanno. Da questo momento inizieranno il giuramento e chiamati a uno alla volta davanti a me, dovrete dire la parola giuro dopo il rito che io comunicherò. Allora, Baffo Gianni. Allora, a 16 del mese di aprile nell'anno 1996, innanzi a me, Cavalier Sergio Memoli, sindaco pro tempore del comune di Golfaranci, si è presentato il signor Baffo Gianni, nato a Golfaranci il 10-1-52 e residente a Golfaranci in via Sassari numero 9, per effettuare il seguente giuramento. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione e le leggi ed adempiere con disciplina ed onore a tutti i doveri dello Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Allora, Forroia Gesuino. Allora, a 16 del mese di aprile 1996, innanzi a me Cavalier. Mallica Giuseppe. Poi al comando e poi a Olbia ci pensate voi, guardate.
sì, sì, sì. ABC del mese di aprile 1996. Meloni Alessandro Girola. Per la Costituzione delle leggi e adempiere con disciplina e onore a tutti i membri dello Stato per la difesa della patria e la salvaguardia tra libere e delle libere istituzioni. Buongiorno. Modella Mauro Cambio. Quindi al di 6 del mese di aprile del 1945 per tempo del Comune di Golfo Aranci si è presentato il signor Musella Mauro Candido, nato a Golfo Aranci il 9-12-69, residente a Golfo Aranci in via degli Iris 21, per effettuare il seguente giuramento. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione. Porto Gianfranco. A di sé del mese di aprile del 1996, innanzitutto alla Valeria Saggiorimo, il sindaco pro tempore del comune di Golfo Aranci, si è presentato il signor del 1996, innanzi a me Cavalier Saggiorimo, il segretario della Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e con onore tutti i doveri dello Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle nuove istituzioni. Cavalier Sergio Mimoli, sindaco del Comune del Comune di Golfo Aranci, si è presentato il signor Taddeo Sebastiano, Baldi Alessandro. A di sé del mese di aprile del 1996, nel senso che voglio essere giurito il sindaco Portillo. Di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione, le leggi e di adempiere con disciplina ed onore a tutti i doveri dello Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Buongiorno. Baldi Pasqualino. A di sé del mese di aprile dell'anno 1996, innanzi a me Cavalier Sergio Mimoli, il sindaco pro tempore del Comune di Golfo Aranci, si è presentato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Giusto. Un applauso a tutti. Rina Mario, Meloni Luciano Antonio, Piero Silverio e Musella Salvatore, che dovremmo a Roma e lo fanno in serie di alla moglie il servizio poi. Quando ritiriamo finisco, quando capi il gol e la paghiamo a mercoledì per fare il mercoledì, a chi ho, venito a me mi sta bene a chi a me, potreste ridere poi che servono per il mercoledì vai qua vale due che mi manca adesso no, se sono Pio Dai una pera, io la casetta di 30 anni c'è il migliore.